Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In primo piano ci occupiamo di viabilità e di mobilità nella città di Salerno, perché la proposta lanciata dal consigliere comunale di Salerno, Rino Avella, di eliminare il cordolo nei pressi del vecchio sottopasso di Torrione, rendendo il tratto di strada in direzione via Settimio Mobilio percorribile per motorini e biciclette, incontra il parere favorevole di cittadini ed amanti delle due ruote. Noi questa mattina siamo stati sul posto per ascoltare proprio il parere di molti residenti. Sentiamo. C'è chi lo propone e chi invece già lo fa. Il consigliere comunale socialista di Salerno, Rino Avella, ha lanciato la proposta di eliminare una parte del cordolo in via Torrione per rendere percorribile a biciclette e scooter il sottopasso ferroviario in direzione via Settimio Mobilio. Ma di fatto alcuni amanti delle due ruote, per accorciare le distanze, già lo percorrono. C'è chi gira a largo e chi si inserisce in carreggiata, chi invece lo bypassa come un dosso. Per tutti la possibilità di raggiungere più in fretta via Settimio Mobilio senza essere costretti a raggiungere il nuovo sottopasso. E di conseguenza percorrere via Vinciprova. Al momento queste ovviamente sono irregolarità al codice della strada e proprio per questo il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella, che è membro dell'ottava commissione consiliare permanente della mobilità, ha deciso di sottoporre all'attenzione del presidente e di tutta la commissione l'opportunità dell'adozione di un piccolo ma sostanziale provvedimento che snellirebbe i flussi di traffico aumentando i livelli di sicurezza. Oggi la manovra è abusiva e crea seri problemi di sicurezza anche per auto e bus che provengono dal senso opposto e che sanno di non poter trovare nessuno contromano. Ma cittadini e residenti sono favorevoli all'eliminazione di tutto il cordolo, anche per il passaggio delle auto. Gli ingorghi, hanno riferito ai nostri microfoni in via Vinciprova, ad oggi non mancano, anche dopo l'attivazione del terminal bus. Ma addirittura qualche residente questa mattina ai nostri microfoni ha proposto un doppio senso di circolazione in via Vinciprova, sollecitando di rivedere tutta la mobilità della zona. Concordo, perché io ho lo scooter e delle volte fare il giro è un po' noioso, insomma, non ha senso una cosa del genere. O fanno al limite, fanno una aiola, spartitraffico, è anche pericoloso tra l'altro per gli scooter questo. Perché abbiamo notato che alcuni bypassano il Sì, cordolo e quindi lo lo fanno fanno, sì. comunque questa percorrenza. Lo fanno, per evitare questo sarebbe meglio appunto un'idea del genere, sì. Rendere una viabilità più fluida, così si va anche un Sì, po' a sì, sì. decongestionare via Sì, quelle Vinciprova. sarebbero altre cose, vabbè, meglio non dilungarsi. In tanti chiedono però che questo tratto possa essere nuovamente percorribile anche per le auto. Allora, sì, però bisognerebbe cambiare qualche altra cosa, perché poi dopo, facendo defluire anche le auto da questa corsia, si creerebbe un ingorgo all'altra parte. Bisognerebbe studiare qualche altra cosa, come pure per esempio forse fruire della Lungo Irno al doppio senso di circolazione. Una strada così larga non ha senso, anche perché lì fanno le corse automobilistiche di sera. Magari facendolo a doppio senso la velocità diminuirebbe sicuramente, quindi, ma poi tra l'altro io penso sia stata studiata per quello, quella strada, cioè rendere percorribile i due sensi di marcia, così da permettere a chi viene da Torino di andare direttamente verso Fratte. Sarebbe una buona idea, sarebbe una buona idea. Di fatto questo tratto al momento viene utilizzato più da parcheggio che da percorrenza e molti motorini fanno comunque il salto del cordolo, Sì, diventa anche pericoloso. pericoloso, sì. Pericoloso perché si può cadere. Data l'anatomia dello spartitraffico, invita a saltarlo, però è pericoloso perché si può scivolare. Un tratto di strada che per i motorini, ma qualcuno chiede anche per le macchine, accorcerebbe di molto le distanze verso via Baratta, perché si evita di ripercorrere tutta via Vinciprova dal successivo nuovo ponte. Beh, questo si deve chiedere a chi si occupa della viabilità, visto che l'hanno aperto e chiuso più di una volta questo tratto, pensando di sbloccare l'ingorgo che si crea tra via Vinciprova e via Mobile. Sembra che non sia tanto efficace questa soluzione, però poi sta a loro la decisione. Penso che sia un'ottima proposta, perché da quando hanno chiuso questo tratto di strada hanno creato un inverosimile giro da fare per arrivare a prendere anche le autostrade. Io avevo già letto sul giornale la notizia, io sono favorevole. Essendo della zona, credo che possa aiutare a far defluire meglio il traffico cittadino.
La proposta è per le due ruote, per motorini, biciclette, ma ovviamente i residenti chiedono invece con forza che venga riaperto proprio al traffico veicolare. Sì, poiché da quando c'è stata la chiusura di questa arteria si è andato a bloccare ulteriormente di più tutta via Settimio Mobilio e via Luigi Quercia, perché le persone tendono a scendere da sopra, non tendono più a risalire da qui. Forse è meglio che rimane, perché anche se a volte comunque si infilano, comunque capita che si infilano, quindi forse sarebbe meglio rimanerlo, però con un po' più di controllo, perché comunque capita che si infilano biciclette, scooter, ecco questo. Sì, assolutamente, ma anche per le automobili, dico la verità, sarebbe più comodo effettivamente, smaltisce un po' il traffico verso il sottopassaggio. Secondo lei non è stata una soluzione ottimale chiudere questo tratto del Ponte Vecchio di via Torrione? No, assolutamente no, perché va a congestionare via Vinciprova, dove già ci sono i pullman effettivamente, invece così si velocizza verso l'autostrada, la tangenziale, quindi penso di no. In questo momento di fatto, nonostante la presenza del cordolo, abbiamo notato che questa strada, al di là del fatto che viene utilizzata come area di parcheggio, motorini e biciclette riescono a fare questo dosso e a passare. Assolutamente, sì. Spesso viene usato in maniera impropria, è vero, anche in controsenso o altro, è vero. Secondo me è una cosa buona, almeno così ci sta il passaggio libero. E pure se si vuole fare un sorpasso non si fanno incidenti. Ancora sangue sulle strade dell'Agro. In un incidente stradale tra una moto ed un'automobile a Scafati ha perso la vita Marcello Panariello di 22 anni. Rabbia per la morte del giovane. L'automobile che ha impattato la moto era stata rubata a Cava dei Tirreni qualche giorno fa. Sentiamo. Si chiamava Marcello Panariello, il giovane morto ieri sera a Scafati per un incidente stradale che si è verificato nei pressi della strada statale 268. Aveva 22 anni, era alla guida della sua moto quando in via Loporto, per cause ancora da verificare, si è scontrato con un'automobile. Mentre per il giovane Marcello Panariello l'impatto è stato fatale per le gravi ferite riportate nell'impatto che lo hanno portato alla morte quasi sul colpo, per l'amico che viaggiava sulla moto con lui è stato necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Un tremendo incidente costato la vita ad un giovane dell'Agro che si aggiunge dopo poche ore alla morte del 35enne poliziotto Michele Avella provocato dall'incidente ieri mattina a Cava dei Tirreni. Al dolore per la morte di Marcello Panariello, la rabbia per la dinamica dell'incidente. L'impatto mortale è avvenuto contro un'automobile che era stata rubata a Cava dei Tirreni qualche sera prima, auto guidata da due napoletani già noti alle forze dell'ordine che sono fuggiti facendo perdere le loro tracce per poi costituirsi qualche ora più tardi presso la stazione dei carabinieri di Torre Annunziata. Sulla vettura era stata installata anche una targa tedesca falsa. Sono ora in corso comunque ulteriori accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La prematura scomparsa di Marcello Panariello ha lasciato sbigottita l'intera comunità scafatese. Tanti messaggi di cordoglio che hanno subito invaso la pagina del profilo social del giovane, mentre il sindaco di Scafati, Cristoforo Solvati, ha espresso il suo dolore e la vicinanza alla famiglia. Anche l'ex primo cittadino Pasquale Aliberti ha voluto ricordare il giovane 22enne Marcello Panariello. La cronaca, un imprenditore cilentano ha aperto un'azienda falsa per ricevere un cospicuo finanziamento. La truffa da 600.000 euro ai danni della Regione Campania è stata però scoperta dalla Guardia di Finanza che ha operato un sequestro preventivo di beni per equivalente. Aveva costituito una ditta individuale per un'impresa edile intestandola ad un soggetto straniero, creando di fatto un'azienda falsa per ricevere un finanziamento regionale e realizzando una truffa per 600.000 euro ai danni della Regione Campania. Per l'uomo, un imprenditore di origine cilentana, la Guardia di Finanza, come disposto dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha operato un sequestro preventivo di beni per una cifra equivalente. Le indagini delle Fiamme Gialle di Vallo della Lucania, fatte anche attraverso accertamenti
dati bancari nei confronti dell'imprenditore hanno accertato che l'uomo aveva solo aperto una finta azienda esercente lavori edili, intestandola fittiziamente ad un soggetto straniero per ricevere un finanziamento dalla regione ed eseguire lavori di ristrutturazione ad un alloggio per anziani che sarebbe stato poi gestito da una cooperativa amministrata dall'imprenditore stesso. L'impresa è indicata come materiale esecutrice della ristrutturazione dell'immobile e risultata però essere una mera cartiera, un'azienda cioè priva di qualsiasi consistenza economica, struttura operativa e personale dipendente, il cui compito è solo quello di produrre documenti contabili sostanzialmente falsi. La stessa infatti non aveva proceduto all'esecuzione di alcun lavoro di restauro a fronte dell'emissione di fatture nei confronti della Regione Campania per attestare lo stato di avanzamento dei lavori. Nello specifico la Guardia di Finanza ha accertato come l'ideatore della truffa, non appena riceveva l'accredito dei fondi sul conto corrente della società cooperativa, li bonificava in favore della ditta edile, la quale a sua volta riaccreditava le somme sui conti correnti personali dell'impresario, che così si impossessava illecitamente del denaro oggetto di sovvenzionamento. Per garantire il recupero sia di quanto indebitamente percepito che dovuto all'erario, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di risorse finanziarie, di immobili e di beni, tra cui una Ferrari modello 348 TB per un ammontare complessivo di 600.000 euro nei confronti del legale rappresentante della cooperativa. L'imprenditore cilentano ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata nei confronti della Regione Campania, finalizzata all'indebito ottenimento di contributi e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'amministrazione comunale di Ponte Cagnano Faiano questa mattina ha ricordato con una cerimonia commemorativa 30 anni dalla morte di carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto, medaglia d'oro al valor militare, barbaramente uccisi mentre stavano compiendo il loro dovere, il servizio. Si è appena conclusa a Ponte Cagnano Faiano, nella piazza che, come è stato ricordato nel corso della cerimonia, è diventata da 30 anni il simbolo della memoria e della legalità, la cerimonia che 30 anni dopo ricorda l'efferato omicidio dei carabinieri Arena e Pezzuto. Da quel giorno, e lo ha ricordato anche il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, il luogo in cui avvenne l'attentato è diventato simbolo per inviare ogni anno un messaggio di memoria e legalità. La lezione che dobbiamo apprendere è che ciascuno deve fare il proprio dovere tenendo fede a quello che è il proprio senso di responsabilità. A ribadirlo è stato il comandante regionale dei carabinieri, il generale di brigata Iannice. Alla presenza delle famiglie dei due carabinieri, la cerimonia di omaggio ai caduti, alla quale era presente anche il prefetto di Salerno. La cerimonia è stata anche occasione per un omaggio che il comandante provinciale Gianluca Trombetti ha fatto al comune di Ponte Cagnano. Per me è una sensazione costante di imbarazzo quella di intervenire a commemorare circostanze nelle quali non ero presente oppure a cui non ho avuto l'occasione di partecipare emotivamente. In quel caso stranamente mi sono trovato, direi assolutamente per un fortunato caso, a intervenire quando ero a Livorno per la cattura di Carmine De Feo e Carmine Alessio Affisciano, il 14 luglio, sì esatto. Sono momenti critici, comandante, questi per l'Arma dei Carabinieri, che su tutto il territorio regionale deve essere ancora impegnato anche per esempio per i controlli, per il rispetto. Da noi restano in vigore tante norme come quello per l'obbligo della mascherina, voi siete fortemente impegnati su questo fronte. Mi piace pensare, come noi spesso diciamo, l'Arma dei Carabinieri è strettamente inserita nel contesto in cui opera, per cui le difficoltà per i cittadini sono la difficoltà per i carabinieri. La nostra estrema prossimità con le stazioni, anche in piccolissime comunità, ci favorisce forse rispetto ad altre organizzazioni ad essere più partecipi alle vicende che coinvolgono la popolazione di cui facciamo parte, in fin dei conti, per cui sì, è un momento difficile anche per noi. Comandante, qual è il messaggio che parte oggi da questa cerimonia? Il sindaco diceva che questa piazza ormai è diventata il simbolo della memoria ma anche della legalità. Ho apprezzato tantissimo questo messaggio lanciato dal sindaco. Da parte nostra non possiamo altro che fare memoria del gesto compiuto da Claudio Fortunato. E non è una memoria che si sgretola con il passare del tempo, deve essere una memoria che serve ai giovani
per comprendere la profondità del gesto compiuto da loro. Sia Claudio che Fortunato quella sera volevano tornare a casa, abbracciare i loro affetti, le loro mogli, i loro figli, ma è chiaro che hanno risposto a un imperativo morale che è un imperativo categorico, che è quello che poi caratterizza la strada del dovere di ciascuno di noi, e deve essere un grande esempio non soltanto per noi dell'Arma, ma come dicevo prima anche per i giovani, affinché comunque con il loro contributo improntata all'onestà aiutino la crescita dell'ordinamento democratico di tutta quanta la nazione e di questa città in particolare che lo merita. E torniamo ad occuparci della vertenza Prysmian. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha incontrato i sindacati e le RSU dello stabilimento Prysmian Foss per discutere delle azioni da portare avanti in merito al futuro dei 300 lavoratori più l'indotto del sito industriale di Via Spineta. Il servizio. Un confronto a Palazzo di Città tra la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e le rappresentanze di sindacati FEMCA CISL, FILCTEM CGL, WILTEC UIL, UGL Chimici e le RSU della Prysmian FOS. Sul tavolo il futuro dei 300 lavoratori del sito produttivo battipagliese. Da parte della Francese l'ennesima dimostrazione di vicinanza ai dipendenti dell'azienda che produce fibra ottica d'eccellenza. I sindacati, si legge nella richiesta della sindaca al Mise e al prefetto, riuniti in coordinamento con gli altri stabilimenti del gruppo Prysmian della Campania, chiedono che si metta nero su bianco quale sia il futuro dei lavoratori del gruppo, in particolare a Battipaglia. Le tensioni sono al momento sotto controllo, ma da notizie giunte dai sindacati, continua la Francese, non si escludono anche azioni da parte dei lavoratori per ottenere risposte certe sul proprio futuro lavorativo. L'amministrazione comunale è pronta ad accompagnare la lotta dei lavoratori, rivolta ad ottenere risposte chiare e certe, attraverso importanti e serrate interlocuzioni sindacali con il gruppo Prysmian. Serve ora un confronto tra le parti sociali, governo e azienda, al Ministero dello Sviluppo Economico. In questa vicenda, conclude la Francese, andare in ordine sparso non è consentito. L'unità di tutti gli attori in campo, compresi i deputati regionali e nazionali, è l'unico modo per tutelare i 300 dipendenti dell'azienda e le loro famiglie. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, aprendo la pagina della cultura, a memoria di una prof di Patrizia Sereno, giornalista e docente. Il racconto dell'esperienza di una docente migrante su e giù per l'Italia, andata e ritorno. Il libro è stato presentato alla libreria Mondadori di Nocera Inferiore. Sentiamo. La tristezza in fondo al cuore. Metti una sera con una donna che ha messo a nudo il suo animo facendone sintesi in un libro, una vulcanica talent scout nel campo delle scritture, un talentuoso giovane artista. Ecco che viene fuori una bella serata di cultura e sentimenti a tutto tondo. Memorie di una prof di Patrizia Sereno è stato presentato alla Mondadori di Nocera Inferiore durante una calda chiacchierata con l'agente letterario Rosa Gargiulo e gli intermezzi musicali di Gianmaria Salerno. Parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, dir che dentro qualcosa muore. L'esperienza di una docente emigrante su e giù per l'Italia, andata e ritorno. Gli incontri, la malinconia, la gioia di un lavoro che è passione e innamoramento. Un posto nuovo in cui imparare a sentirsi a casa, geograficamente ed affettivamente, con una terra d'origine che scorre nelle vene, insieme al sangue, e a cui tornare diversi da quando si era partiti. La novità editoriale di 78 edizioni è il libro di Patrizia Sereno, Memorie di una prof. È uscito dal cassetto dei sogni ed è diventato realtà grazie all'ingresso di Patrizia, giornalista e docente, nella scuderia di Contrappunto House of Books. Ed è stata Rosa che ha accolto in casa Contrappunto Patrizia Sereno, nel solco della filosofia che la contraddistingue, sempre dalla parte delle parole e degli autori, di persone che si prendano cura di loro, del loro sogno di carta, trasformandolo in aquilone da far volare in alto e lontano, con passione, determinazione, competenza e professionalità.
78 edizioni, ha immaginato per Memorie di una prof un'intrigante copertina realizzata dall'artista Francesco Rosina. Il libro poi si è arricchito di una postfazione di tutto rispetto, a firmarla Mara Aldrighetti, che rispetto a Patrizia ha fatto il percorso esattamente inverso, nord-sud, solo andata e per scelta. Patrizia Sereno effettivamente è una prof ed effettivamente ha scritto questo piccolo libro in cui ha voluto lasciare un messaggio importante, perché ha parlato di un'esperienza di vita e di professione che l'ha portata per un attimo, per qualche anno, fuori da Nocera, fuori dalla sua terra, e si è confrontata con una realtà diversa, con un'altra Italia, se vogliamo, o forse l'Italia è la stessa, siamo noi che la guardiamo con occhi diversi. Però Patrizia è riuscita a cristallizzare dei ricordi, delle emozioni, a farne tesoro e quindi a diventare anche una persona diversa, con una consapevolezza diversa. È tornata a Nocera, è tornata a casa e ci regala questi momenti che sono davvero molto molto emozionanti e preziosi. Ed ora è il momento invece di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Assassinio sul Nilo. Tre gli spettacoli alle ore 16.30, alle 19.15 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 e www.cineteatrosandemetrio.it. Atmosfera romantica in riva al mare, cena, lume di candela e sottofondo con musica live con Mario Clarizia al ristorante Eureka di Via Generale Clark a Salerno. Menù fisso a base di mare e di terra per una serata particolare per San Valentino. Per info e prenotazioni 089 33 49 23 335 83 98 423. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco parleremo di sport, c'è grande attesa per la gara di domani in trasferta della Salernitana contro il Genoa, ma ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo dunque di calcio, la Marassi domani pomeriggio, la Salernitana cercherà punti pesanti per dare sostanza alle sue speranze di tornare in corsa per la salvezza. La squadra di Colantuono affronterà un Genoa solido ed arcigno, Djuric e Verdi sicuri di una maglia in attacco. Il servizio. Distante 3 punti dal Genoa, anche se con 2 gare in sospeso, la Salernitana sa di giocarsi tanto domani nella gara di Marassi.
contro i liguri di Blessin, reduci da due partite senza gol al passivo ma anche senza reti realizzate. Colantuono si attende ulteriori progressi sul piano dell'intesa tra i singoli ma anche del ritmo partita e della condizione fisica. Il trainer granata si attende un avvio di partita intenso, serrato, da battaglia. Spalti gremiti, presenza cospicua anche da parte della tifoseria ospite, posta in palio sicuramente elevata, ma sarà indispensabile saper gestire l'aspetto emotivo della gara. Ci vorranno sagacia tattica ed esperienza, grande attenzione e capacità di interpretare i momenti del match. L'esperienza di alcuni veterani tornerà utile, così come la freschezza di alcuni giovani che potrebbero dare quel tocco di incoscienza e di imprevedibilità. Da Boinen ad Ederson, da Dragusin a Michel, la Salernitana ha aggiunto talento e gioventù alla sua rosa, oltre allo spessore tecnico e carismatico di elementi come Fazio e Perotti, ex del confronto con il serbo Radovanovic, perno centrale della mediana che per Colantuono è subito diventato prezioso ed imprescindibile. E poi c'è da mettere in conto la voglia di dimostrare e riscattarsi di Federico Bonazzoli, che sotto la lanterna respirerà di derby personale che potrebbe essere carta a sorpresa da giocare in corso d'opera, anche se qualcuno non sarebbe sorpreso neanche nel vederlo subito in campo. Verdi e Djuric sembrano sicuri di una maglia in attacco, per la terza liberi più di Perotti, a meno di sorprese che risponderebbero nel caso al nome di Bonazzoli o di un centrocampista da impiegare a briglie sciolte come Boinen ad esempio. Scalpita anche Ederson che aspetta il momento del debutto in granata. In difesa invece dovrebbe esserci la conferma del quartetto proposto contro lo Spezia. Preparato ad una gara intensa e dai ritmi alti ma anche dagli elevati contenuti agonistici, Stefano Colantuono immagina così la sfida con il Grifone e si dice concentrato solo sul campo. Le voci sulla sua panchina ovviamente non lo disturbano. Sentiamo. Volevo chiederle, visto che il Genoa dal cambio di allenatore in poi ha accentuato questa propensione a non subire gol, nessun gol in casa con l'Udinese, nessun gol in casa della Roma all'Olimpico sabato, ecco, appunto sta pensando insomma che troverà un avversario molto arcigno che la butterà molto sul piano anche fisico della ricerca del contrasto, del duello, e quindi anche in base a questo potrà fare valutazioni sia per la scelta dei centrocampisti ma anche di chi giocherà davanti. Grazie. Sì, è una buona domanda questa, sì, perché è una squadra molto fisica, è una squadra che ha un gran ritmo, quindi sarà una partita, al di là dell'importanza della gara per entrambe le compagini, sarà una partita che prevedo molto, molto lottata, molto fisica, perché la posta in palio è veramente molto importante, quindi immagino che inizialmente sarà una partita dove la fisicità, il duello fisico, insomma la corsa sarà predominante, per cui bisognerà tenere conto anche di questo. Parto dall'ultimo, per me è una settimana normalissima come tutte le altre, non leggo, quindi anche se non ce li ho i capelli, però se ti garantisco che se me li faccio crescere ce li ho bianchi, e per cui le conosco benissimo, queste dinamiche che poi si sono ancora più esasperate nel corso degli anni, perché poi giornalisti, c'è da fare lo scoop, dire prima le notizie, per questa cosa, credimi, non mi disturbano assolutissimamente, sono molto concentrato più e solo assolutissimamente sulla gara. Quello che riguarda Bonazzoli, si è allenato molto bene, ha fatto una settimana più che positiva e ha lavorato, e è nel gruppo e può succedere tutto. E come è sempre successo, perché dall'altra cosa con me Bonazzoli, tranne la scorsa settimana, ma ha giocato sempre, forse sono quello che ha fatto giocare più di tutti, credo, dall'inizio. E Ederson è un giocatore che è una mezzala che ha una gran volume di gioco, perché c'ha delle caratteristiche fisiche molto importanti, c'ha anche un discreto piede, si può disimpegnare tranquillamente da mezzala, è il ruolo che ha fatto, e così come può giocare anche nei due centrocampisti. Quindi direi che è un centrocampista completo e a mio avviso è stato un bel colpo. È una partita in cui la Salernitana ha un solo risultato? Ma sai, non, è una partita che la Salernitana deve provare a vincere sicuramente, bisogna andare in Liga con un certo tipo di mentalità, come abbiamo fatto a Verona. Belli, compatti, solidi, sfruttare le nostre occasioni che capiteranno, insomma, quindi dovremmo fare un tipo di partita così, su quella falsa riga, perché è una partita che dobbiamo andarci a giocare assolutissimamente con la voglia e con la convinzione di poter vincere, sapendo che gli avversari vorranno fare chiaramente la stessa identica cosa, perché hanno un po' le nostre stesse condizioni. Non lo so, il resto non lo so, perché bisogna vedere, ci sono tante dinamiche da andare a controllare, noi abbiamo altre cose ancora di partite da recuperare, quindi ce ne sono tante da vedere, sicuramente è una partita da non sbagliare.
Ed ora il basket in Serie A2, la Givova Scafati alla seconda trasferta nel giro di 4 giorni. Dopo averla spuntata all'ultimo tiro del supplementare a Latina, coach Rossi chiede alla sua squadra di vincere a chiusi, magari con meno brividi nel finale. Sentiamo. Settimana intensa, piena di emozioni, fortunatamente alla fine positive per le due vittorie, emozioni che chiaramente dobbiamo mettere nel nostro bagaglio di esperienza all'interno di questo campionato per arricchire anche sono appunto le esperienze del nostro vissuto torneo e per far tesoro del nostro vissuto. Quindi dobbiamo essere bravi in questa fase a ricaricare le energie, credo entrambe, sia mentali che fisiche, perché comunque anche fisicamente abbiamo fatto uno sforzo importante mercoledì, mentali sicuramente, perché è una partita che ci ha veramente prosciugato per tutto quello che è successo e chiaramente anche per il finale, e per di più andiamo a affrontare una delle migliori squadre del campionato. Quindi ci sono tante cose difficili da fare in queste poche ore, in questi 2 giorni, speriamo di farle nel miglior modo possibile e arrivare a chiusi a giocare una partita che in questo momento è una partita difficile di alta classifica. Chiusi, in tanti hanno etichettato la squadra toscana davvero come una delle sorprese di questa stagione, lo dicono i risultati, lo dicono i numeri, lo dice la squadra. Quali sono i punti di forza della compagine toscana e dove potrà lavorare Scafati per riuscire a superarla? Sì, sicuramente come sorprese Chiusi e San Severo, direi che nel nostro girone hanno un po' superato le aspettative iniziali. Anche se poi Chiusi ha una squadra comunque formata da giocatori di grande esperienza in parte, è una squadra che gioca molto bene, che condivide molto la palla in attacco, le responsabilità, gioca in maniera molto corale, muove il pallone velocemente, quindi è anche molto difficile trovare sempre dei punti di riferimento da tenere sotto controllo in difesa. Dall'altro lato del campo difende comunque duro, cercando di fare delle scelte molto precise normalmente all'interno delle partite, quindi è una squadra organizzata, preparata e di talento. E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultim'ora, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.